Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo episodio di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Io sono Monkey di Andre, per chi ancora non mi conoscesse, e oggi appunto continuiamo questa bellissima serie. Cioè, più che bellissima la serie, è bellissimo il gioco. Intanto cosa sta facendo quello lì? Allora, un paio di cose. Dopo aver registrato i primi due livelli sono tornato a rifarli per poter prendere tutto. Quindi ho preso le skin, che vedete c'è il punto esclamativo, quindi mi sta avvisando che ho sbloccato una skin. A parte queste bellissime, ma abbiamo sbloccato Mamma Chioccia, orribile, veramente brutta. E questa no, però sembra carino anche quella. Ma io per adesso voglio usare Marsupus Erectus. Vediamo anche le skin sbloccate di Coco. Ah, qui che finisce il gioco, va bene, però non me ne ero accorto l'altra volta. Energicorno. Bah, vabbè. No. Voglio Crash. Ora, vi faccio vedere un'altra cosa. Giocando il secondo livello, ho fatto un livello perfetto. Vi spiego, vedete quel teschio dorato? Ok, bene, se non morite neanche una volta e prendete tutte le scatole, tutte le gemme e quant'altro, vi dà quel trofeo, ricompensa, come volete chiamarlo. Da questa schermata vediamo anche che i livelli sono 38, moltiplicato per 6 gemme che ci sono in ogni livello fa 228. Ne vediamo forse altre 4 che sono le gemme colorate, può essere, non lo so. Continuiamo. Andiamo di qua a destra. Bellissima la cosa che cambiano le scritte lì. Livello si chiama Che Faticaccia. Giochiamo il livello. Completa il livello per sbloccare la prova a tempo. Guadagna 6 gemme per sbloccare la skin. Va bene, andiamo. Cittore Becchi. Pelo lungo, il corno è bello. Bloccato. Ok, il caricamento è durato talmente tanto che pensavo quindi si fosse bloccato. Ci le altre maschere per quindi ci servono le altre maschere, esatto, per chiudere i varchi? Ora, mio fratello Akano è qui da qualche parte. Akano. Benvenuti al mio grande show! Benji! Le vostre preziose maschere? Ed ecco l'imbecille di cui parlavo. Tranquillo, tra noi c'è questa dinamica consolidata. Noi combattiamo, lui perde. Non questa volta. Io ho procurato un esclusivo pass per poter assistere di persona al backstage, okay, della mia arma di percussione in massa. Non perdetevi lo spettacolo. E se ne va, va bene. Carino che nei filmati mantengono le skin che gli hai lasciato. Allora, io torno sempre indietro per vedere se c'è qualcosa. Ma no. Ok. Triangolo, OR2 cambia mondo. Ah, mi piace. Sarà un casino, eh. Mamma mia se sarà un casino. Quante volte morirò in questo gioco? No, vabbè. No, allora. Male, male. Sì. Ok, mi devo abituare. A me queste cose confondono un sacco. Ma non era qui. Allora, salto, attivo, risalto e porca... Allora, concentriamoci, per favore. E poi non è una cosa chissà quanto difficile. Cioè, oddio, più o meno, nel senso... Una cosa sicuramente nuova. Preparatevi per uno show da urlo, ma non ci voglio venire il Dracula Palace, sì, che non mi ricordo neanche più cosa ha detto. Va bene, andiamo avanti. Mamma mia. Quanto sarà complicato fare tutto ciò. Ma io...
È parecchio complicato, eh. Sembra una cavolata. Anzi, che non le fanno pure cadere queste piattaforme. Allora, 1, 2, oh, oh. Ah no, questa rimane così. Ho quasi paura a fare qualsiasi passo con sto gioco, non conoscendolo. Ma scendiamo, panciata? No. Ok. Ok, ci sono. C'è qualcosa là sotto. Io attivo prima questo, così lo posso prendere. Lo che potevo prendere in ogni caso, ma va bene, carino. Pensavo comparisse una volta e scende giù, non che fa due salti. Sto coso. Tu mi dai fastidio. Ah, si può rompere veramente. Trofeo guadagnato, il robot chiacchierone. Allora, abbiamo capito che fa due salti di seguito. La prima volta mi ha fregato. Ah, molto bene. Fa piacere questa cosa. Le casse di nitro esplodono quando le tocchi. Almeno per adesso la cassa di nitro la lasciamo così. È verde anche qui? Sì. Ok. Non dovrebbe esserci niente adesso, cioè non dovrebbe, non lo so, però ci provo. Lì sopra invece ho visto una cassa. Se non me lo sono immaginato. No, ma non ci credo. Ah. Ok, allora di buono c'è che ricompare. Però, cari miei, eccolo lì. Ah, di qua è più alto che dall'altra parte. Ok, allora io faccio così. Fatica. Boh, mi andava di farlo così, non ci ho capito granché, ma va bene. Allora, io devo non dimenticare nulla. Eh sì. Mi. Cioè, mi sa che l'hanno fatto bello, bello tosto questo gioco. Già che mi insulti, devi stare zitto. Eccolo lì. Ah, ma ma c'era la cassa sotto quella lì, ok. Ero riuscito comunque, ma va bene. Saltiamo. Saltiamo. Calati, risali, ok. Anche con lo X risale. No, vaffan... mi sono dovuto ammazzare. Avevo dimenticato una cassa. Va bene. E niente, la skin è andata. Va bene, me la tornerò indietro a prenderla da solo. Che cavolo però. Madonna mia. Morire così tanto in un livello di Crash mi viene male. Calati. Risaliamo. E questa è anche la stessa cassa che ho mancato prima. Vabbè. Ok, bastava risalire un po' prima invece che aspettare la scia dei frutti Wumpa. Ok. Sì, va bene, stavo provando a vedere se per caso c'erano delle casse nascoste. Cioè di quelle lì che cambiano. Allora.
Io direi. No, 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 no. Non l'avevo vista subito. Non credo di poterci arrivare. Dobbiamo ammazzarci, va bene. Allora, di buono c'è che me ne sono accorto. Ok. Va bene, dai. L'avevo detto nello scorso livello che sarei morto un sacco. Perché io comunque voglio completarlo al 100%. Quindi piuttosto proverò anche a ammazzarmi per trovare cose segrete e quant'altro. Ok. Sta skin comunque è bellissima, dite cosa volete. Allora, vediamo se... Ah, ma mi posso abbassare così per la visuale. Molto bene. Volevo vedere se c'era qualcosa qua sotto. Non mi sembra. Possiamo attivare sta cassa. Sì. Sono due qua. Sono tre, non sono due. Non sono abituato a sto pallino lì. Allora lì non mi sembra di vedere niente. Andiamo. Vabbè, questo qui è tipo Jack and Dexter. Ma che... No vabbè, però cioè, se andiamo avanti così veramente. Dai, fammi ammazzare. Allora, mi ammazzo così. Mi ha dato la mascherina. Che vergogna. Che vergogna, mi ha dato la mascherina. Nei giochi di Crash, se ti danno la mascherina, vuol dire che sei morto troppe volte. Ma no, 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 vi prego, no. Devi morire. Non prendere da solo il checkpoint che mi incavolo fortissimo. Allora, c'è prima questa sinistra. No, ma pensavo rimanesse, ma no, ma io non ci voglio credere. Ora ho capito perché hanno messo la modalità nuova. In alternativa alla retro. Sinistra. No, destra, perché non mi dà più la mascherina? Si è offeso il gioco che ho detto che lo dà solo a quelli scarsi. Va bene. Sa, riproviamo. Cioè, ripeto, siamo solo a livello 3. Cioè, nei livelli successivi che cavolo ti mette? Stai giù. Ok, saliamo su. Giù, su. Ok. Livello bonus. Quel tizio che grida così mi dà un sacco fastidio, ve lo dico. Ah, anche qua ci sono queste cose. Ah. Non sto capendo. Facciamo così. Ah, se la disattivo. Cioè, se ormai è avviata va bene. Se la disattivo giustamente. Potevo andare anche avanti. Mentre l'altra esplode, giustamente non esplode perché non è più materiale. Allora. Ma che stress. Ok, mentre cercavo di far esplodere quell'altra senza perdere tempo, mi sono tolto la piattaforma sotto i piedi. Va bene. Viene da ridere, ma c'è poco da ridere in realtà. Che dice? Niente, bisogna aspettare. Vai, esplodi. Ti confonde sta cosa comunque. Allora, saltiamo, attiviamo, saltiamo, riattiviamo. Ok. Attiviamo, attiviamo, ci togliamo dalle scatole. Non schiacciamo di nuovo.
Ok. Ma no, non può essere. Non è sul serio così. Ci devo saltare e schiacciare in continuazione mentre quello fa su e giù. Non può essere. Non può essere. Ah no, l'ha rotta l'altra. Ok, così, sì. Ah no. Sì, il televisore si sta per spegnere, va bene. Vita. Ok, mamma mia, ma che roba è? Quel tizio mi dà parecchio fastidio. Stai zitto. Oh, che lancia questo? Lì c'è quel baule, cioè... Eh sì, la cosa è giusta, ma io sono finito per terra come un deficiente. Ma tu stai zitto, ti prego. Allora, ho scoperto una cosa segreta, immagino. Non sto capendo, dov'è la strada giusta? Perché c'è tutta sta roba di qua? Qui dietro ci sarà qualcosa? Sì, la morte. Sono... concertato, giuro. Ma non di nuovo! Se siamo così già nei primi livelli, boh, divento scemo per finire questo gioco. Però mi piace. Mi piace un sacco. Ma che cos'è la bambola di Solid Gist? Non capisco. Niente da sopra, no. Dammi una vita, va. Ah, lancia sta bomba. Ehi, su. Ah, mi prude l'orecchio. Ti lascio vivere, te. Non capisco. Non me lo mettere un checkpoint qua, no. Stai zitto. Allora qui c'era il tizio che sparava robe, ma non so se... non so se c'erano altre casse, mi pare di no. Vabbè, ho capito. Ok, non c'erano altre casse, quindi passate dall'altra parte e basta. Qui ci sono gli squali che saltano due volte, ricordiamo. Ma stai però. Questi tizi ha senso ucciderli, no? Dai, salta per favore, su. C'è qualcosa qua sopra? No? No! C'era lì! Moriamo! Va bene! Siamo a 18 morti, porca miseria! E poi sono anche contento di accorgermi di ste cose, ma porca miseria. Complicato. Benissimo così. Allora. Sa,
salti o... Tanto qualcosa mi frega adesso, non sicuro. No, non me la sono sentita di saltare. Ah, ma perché fa solo un salto questo almeno. Ok, qua c'è una cassa. Qui non c'è niente. Di sopra c'è roba. Ok, qua sopra pure, figurati. C'era quel cavolo di cosa che non so cosa faccia, sinceramente. Ma non me ne ero accorto subito. Va bene, aver giocato gli altri giochi di Crash credo serva, perché ti immagini un po' dove siano le cose. Poi cadi come un imbecille, ma... Ok. Sta zitto. 153. Volevo dire. Allora, volevo registrare senza la webcam i pezzi in cui andavo a cercare le casse. Uno è quello che ho appena messo della rotaia. Guardate dove cavolo è la seconda cassa delle tre che mi mancano. Cioè almeno spero sia lì. Io adesso provo a buttarmi. Tanto checkpoint. Dove cavolo l'hanno messa, Dio mio. Va bene, continuiamo, andiamo a fare il boss. Abbiamo trovato anche la terza cassa. Io boh. Tra l'altro adesso è andato a coprire quello dove prima c'era la cassa. Se me ne fossi accorto prima non l'avremmo potuta prendere. Bene, 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 bene. Che sclero. Ok. Vediamo se arriviamo stavolta a 153. Sì, gemma presa. Va bene. Non sono morto solo tre volte per poter... come si dice? Per poter prendere la skin, ma va bene, pazienza. Me lo rifarò in un altro momento. Andiamo avanti. Continua, basta. Non lo vuoi più vedere per un posto livello. Engine ci va ad aspettare lì, quindi immagino quello sia il primo boss del gioco. Bene, bene, bene. Che faticaccia, guarda, non potevano scegliere un titolo migliore per questo livello. Allora, io vi giuro, arrivando alla fine del livello, pensavo di essere già stato bravo. Ho trovato diverse casse nascoste, la strada nascosta, la gemma nascosta. Ho detto, boh, sono stato bravo, ne mancavano tre. Quella della rotaia ancora, mamma mia, quelle di due dentro le ruote che tra l'altro col bonus le copriva, ho detto boh, vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi abbia aiutati a trovare il 100% delle casse. Se volete sostenermi lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!